Antonio Giovane vi abitò a lungo ed ebbe modo di descriverla con grande passione e ammirazione. Infatti l'alta valle del Tevere lo affascinava con l'armonia del suo paesaggio. Da più di 2000 anni Città di Castello, l'antica Tifernum Tiberinum, domina questo territorio e lo rappresenta con la bellezza delle sue architetture e della sua posizione. La città, che fu distrutta dai Goti nel corso del VI secolo, risorge e recupera il suo primato sul territorio e il suo aspetto di oggi. Aspetto che ci ricorda, con i suoi edifici, le sue chiese e i suoi tesori pittorici, i passaggi cruciali che Città di Castello ha attraversato durante il Medioevo, il periodo comunale e soprattutto il periodo rinascimentale. Palazzo Albizzini oggi ospita l'omonima fondazione che gestisce l'intero patrimonio che Alberto Burri, uno dei più importanti artisti italiani del Novecento, ha donato alla sua città. La cultura si impegna in questo importantissimo rapporto. I cicli di grande formato realizzati tra il 1979 e il 93 sono invece ospitati nei grandi spazi degli ex seccatoi del tabacco. Due imponenti strutture interamente dipinte di nero per volontà dello stesso artista, che si stagliano nel paesaggio circostante con grande impatto.